un corso di corporate investment banking vi consente di portarvi a casa tre cose, poi dovrete ovviamente valutare e misurare se sarà così veramente alla fine del corso, però il mio impegno è di darvi, diciamo, tre risultati. Il primo è quello di assicurarvi un set minimo di sopravvivenza, nel senso che in un corso di management, come inevitabile, si dedica attenzione fino a un certo punto a temi di finance. Allora sicuramente questo corso ha come obiettivo quello di dotarvi degli strumenti minimi, essenziali, per un consulente, per un manager o per un imprenditore per poter leggere i fenomeni finanziari e poter interagire soprattutto col sistema finanziario, perché se non siete, non sarete in grado di fare questo, poi difficilmente metterete a frutto le vostre conoscenze. Questo è un po' il primo obiettivo. Secondo obiettivo di questo corso è quello di darvi delle chiavi di lettura per capire, saper leggere fenomeni finanziari, sociali e politici, nel senso che se non si ha una chiave di lettura al sistema finanziario è molto difficile capire come il sistema finanziario interagisce col sistema delle imprese, soprattutto si capisce molto poco di molti fenomeni di carattere sociale e politico, quindi il corso ha un'ambizione sicuramente molto più ampia di darvi delle chiavi di lettura generali. E poi il terzo obiettivo che cercheremo di perseguire è quello di darvi delle competenze analitiche, in questo caso molto forti, su una serie di operazioni e aree di attività che sono tipiche delle investment bank. Perché uno dei problemi che ho sempre avuto all'inizio, 4 anni fa, nel disegnare questo corso era decidere se posizionare il corso su una logica generalista, quindi darvi una bella infarinatura di tantissime cose, però alla fine non vi portate a casa niente, oppure scegliere alcuni argomenti principali e su questi argomenti fare un investimento molto forte. La scelta che da sempre ho fatto è la seconda, quindi non avrete una visione probabilmente completa dell'attività di corporate investment banking, però sicuramente avrete una conoscenza estremamente analitica e approfondita di una serie di aree di attività dell'investment banking. Questi direi sono un po' gli obiettivi generali del corso, quindi quello che vi porterete a casa. Poi è importante adesso, a livello descritti un po' gli obiettivi generali, entrare un po' nel merito di come è stato costruito il corso, quindi come andremo a strutturare insieme le 24 sessioni che passeremo insieme. Allora, questo corso è diviso di fatto in 6 aree, in 6 blocchi. Poi leggendo il programma vedrete un poco come sono strutturati, però mi piace incominciare a presentare la logica e perché è stato costruito in certo modo. Il primo blocco che passeremo e affronteremo insieme, quindi grosso modo 4 sessioni, quindi incominceremo stasera fra una decina di minuti, è dedicato, questo è inevitabile all'inizio di un corso, all'analisi dello scenario dell'attività di corporate investment banking. Ok? Ovviamente quando si parla di scenario, di corporate investment banking o quando si usa la parola scenario, la sensazione è che poi si parli di temi abbastanza evanescenti, no? Cioè lo scenario è sempre un'introduzione che non serve a niente. Allora, quando parliamo di scenario, qui la logica è quello di darvi la cassetta degli attrezzi per capire come funziona il sistema finanziario e come l'attività di corporate investment banking si posiziona all'interno del sistema finanziario. Qui dovremo e dovrete cercare di fare uno sforzo per recuperare una serie di temi che avete affrontato nel corso del triennio, quindi penso all'esame di sistema finanziario che si perde, penso, nella memoria dei tempi, però dovremo andare a recuperare qualcosa di quella roba lì perché altrimenti alcune cose, alcuni temi non li riusciremo ad affrontare. Quindi lavoreremo un poco per rimettere a posto le conoscenze e per chiarire quella che è la cassetta degli attrezzi che ci serve. Questa è un po' la primaria, lo scenario. Poi entreremo, secondo blocco, su un tema che, così incominciato a dosare le forze, è fra i più impegnativi in assoluto, e la seconda area tematica che ci vedrà impegnati anche qui più o meno per 4 sessioni è legata alla gestione, al processo gestionale dell'investment bank, ovvero sia, dopo aver dato una definizione di che cos'è l'attività di corporate investment banking, capito cos'è lo scenario, capite quali sono le regole, dovremo entrare nel merito della gestione. Allora lì dovremo entrare, devo dire, su una tematica abbastanza complessa che soprattutto ci spingerà a confrontarci su due temi centrali che
che sono la gestione e la valutazione del rischio e come si prezzano le operazioni delle attività di banking. Sono due temi, devo dire, estremamente concreti, perché la crisi finanziaria che i paesi evoluti stanno attraversando, quindi la crisi dei subprime ad esempio, è una crisi legata al fatto che molte banche hanno valutato male il rischio e prezzato in modo inadeguato il rischio. Allora, questi sono i due temi essenziali. Poi intorno potete condire questa cosa come volete, però se non sappiamo come si valuta il rischio e come si prezzano le operazioni, alla fine di banking si sa veramente poco. Quindi dovremo lavorare molto su questo aspetto. Non lo faremo semplicemente in teoria, lo faremo anche a livello applicativo con molti esempi. Andremo a utilizzare in particolare due software che sono i software utilizzati dalle investment bank e quindi avrete modo di vedere e poi di possedere, nel senso che lo vado a mettere sul vostro sito e potete fare il download, quelli che sono i software che normalmente vengono utilizzati per valutare il rischio e fare il pricing delle operazioni. Finito questo, dovremo entrare nel merito, quindi primo blocco lo scenario, secondo il management dell'investment bank, da questo punto in avanti dobbiamo entrare sull'area delle operazioni di investment bank, ok? Quindi dovremo identificare quali sono le operazioni tipiche di investment banking. Le operazioni tipiche di investment banking sono una quantità incredibile, quindi qui ho fatto la scelta di concentrarmi su quattro cose, cioè su quattro grandi operazioni, perché avere una panoramica lo potete fare leggendo qualsiasi libro e ci mettete un pomeriggio, entrare nel merito delle varie operazioni, beh, questo devo dire va fatto bene, in modo che anche qui vi portiate a casa qualcosa di concreto. Le operazioni che andremo a descrivere, o meglio, le famiglie di operazioni che andremo a descrivere sono le operazioni di debito, quindi l'attività di debt financing, quindi come una banca di investimento finanzia le imprese attraverso le operazioni creditizie, questa è la prima grossa area, e lì ci concentreremo su una serie di operazioni, che sono le operazioni di bond, le operazioni sindacate, le operazioni di leasing strutturato. Poi entreremo nella seconda area, la seconda area è quella delle IPO, quindi l'area della quotazione in borsa, se la vogliamo dire in termini giornalistici, o se vogliamo essere più tecnici, l'area del public equity, ovvero sia l'area di come un'azienda va a raccogliere risorse attraverso equity con una quotazione in borsa. Terza area che affronteremo è l'area invece del private equity o merchant banking, quindi l'attività di raccolta del capitale attraverso non il circuito di borsa. E l'ultima area che andremo ad affrontare verso la fine del corso è l'area delle operazioni di M&A, ovvero sia le operazioni di acquisizione e fusione. Poi più nel dettaglio vedremo che questa famiglia di operazioni in realtà contiene un'operazione madre di tutte le operazioni, che è l'operazione di leverage buyout, quindi ci concentreremo in modo particolare su questo tipo di transazioni. Una cosa che voglio chiarire è che in queste quattro aree l'obiettivo non sarà quello di darvi l'infarinatura o una conoscenza generale, ma di affrontare questi quattro temi in modo esaustivo. Perderemo dei pezzi per strada, cito un esempio, operazioni di cartolarizzazione, operazioni di project finance, cose importanti, la scelta che ho fatto è quello, pazienza, le studierete in un'altra parte, preferisco che abbiate delle competenze molto forti sulle quattro aree che ho citato prima, perché sono le vere aree che poi fondano l'attività di corporate investment bank. Questo diciamo a livello di percorso quello che andremo a sviluppare, poi siccome fra pochi minuti incominceremo veramente a fare lezione, non che questo non serva, ma poi dobbiamo incominciare veramente a fare lezione, chiarirò meglio che cosa vuol dire parlare di scenario dell'attività di corporate investment banking. Quindi obiettivi generali del corso, struttura, modalità di funzionamento, ok? Quindi che cosa bisogna studiare, l'esame, eccetera, eccetera. E quindi cose che di solito interessano abbastanza. Allora, questo è un esame basato su lo stare in aula e sui materiali che vi distribuirò. Quindi non ho scelto di introdurre un libro di testo, perché avreste speso dei soldi inutili, il libro di testo avrebbe coperto alcune cose, allora la scelta che ho fatto è quello, uno, di dare molto in aula, quindi dovete seguire e penso che le lezioni possano servire veramente a tanto, ma soprattutto la modalità è quella di utilizzare il nostro sito, per cui sessione dopo sessione io vado a inserire un o dei materiali dedicati per ogni sessione. Quindi
Chi di voi è già andato su Learning Space avrà visto che nella pagina del corso, al di là del programma che trovate, che vi potete scaricare ma che vi ho portato, troverete il dettaglio delle sessioni. Non le metto tutte perché didatticamente so che incominciate a fare il download di tutti i materiali, allora le cose vediamole insieme, quindi giorno dopo giorno andrò a inserire i materiali e vi commenterò che cosa è di supporto, che cosa è semplicemente una lettura. Una cosa a cui credo molto è che farò all'interno del sito uno spazio dove inserisco dei materiali che io non vi chiederò mai all'esame, non fanno parte del corso, ma ritengo fondamentale che li abbiate per la vostra attività professionale futura, cioè penso che alcuni documenti e alcune cose, al di là del corso, sia utile averle per quello che dovrete fare. Poi se vi occuperete di tutt'altro nella vita, li conservate come ricordo, però sono documenti professionali che vi possono servire, come una parte che scopriremo via via, questo ovviamente non nelle prime sessioni, ma quando parleremo di rischio di pricing, inserirò un'area dedicata ai software, per cui utilizzeremo in aula una serie di software, poi potete fare il download e portarveli a casa. E una cosa a cui credo molto, perché uno dei problemi che io riscontro quando vado fuori sul mercato è che molte società di consulenza e molte banche mi dicono: ok, i tuoi studenti sono fantastici, però quando gli diciamo di andare a calcolare quella cosa non sanno da che parte maneggiare il software, eccetera, eccetera. Io rispondo ai miei interlocutori, è ovvio, perché non l'hanno mai visto il software, quindi è evidente che non lo sappiano maneggiare. Allora, per rispondere anche a questo problema, trovo giusto inserire, adesso non 50 cose, ma quei 4 o 5 applicativi che poi nella vita vi troverete costretti ad usare. Quindi tanto vale sporcarsi subito le mani, al di là della teoria, poi andarci a misurare su queste cose. Quindi anche questo via via lo andremo a vedere. Il corso è strutturato su due compitini per chi li vuole fare, chi invece vuole fare la prova unica di esame, benissimo, quindi c'è un trattamento assolutamente identico, è soltanto per vostra comodità che si possono scegliere le due opzioni. Siccome per un corso fondamentale come questo io credo veramente poco ai lavori di gruppo e agli assignment individuali, nel senso che su questo tema vi fanno perdere soltanto del tempo, io vi valuterò su due prove o su una, se deciderete, piuttosto articolata. Piuttosto articolata vuol dire che i due compitini durano un'ora e tre quarti, perché voglio misurare veramente le vostre capacità e quindi voglio capire se veramente avete studiato la materia, che è una cosa, e la sapete utilizzare, che è un'altra cosa. Okay? Inserirò poi sul sito, adesso non oggi perché mi sembra patetico, però via via, anche le prove degli anni precedenti, così andrete a vedere le cose. Vi posso già dire, così vi mettete tranquilli, che, perché poi me lo chiedete subito a fine lezione, la prova di esame si basa su 5 domande aperte e su un caso che dovrete andare ad affrontare. Poi il caso ovviamente non è una cosa che cade dal cielo, ma è una cosa ovviamente che fa parte di quello che andremo a vedere in aula. Però questo, diciamo, sono un po' le caratteristiche del gioco. È molto utile, avete in questo corso anche webcasting, quindi chi salta una lezione o vuole rivedere le cose può fare il download del file e vedersi la lezione, è una cosa che è servita molto lo scorso anno, quindi quest'anno l'abbiamo riproposta, quindi avete anche questo servizio in più. Direi, ho dimenticato qualcosa, ditemi, ci sono domande? Io mi trovo in una situazione bestiale perché ho il filo bloccato, io sono una persona che ama camminare, quindi sto incominciando a soffrire, prima o poi spaccherò il filo, l'ho già fatto lo scorso anno, poi la Bocconi voleva addebitarmi le spese, quindi sono in contenzioso, però ok, quindi mi trovo veramente bloccato, comunque ok. Ho dimenticato qualcosa, ragazzi? Sapete tutto? Due compitini, cioè, le regole sono queste, fissate una volta non torniamo più, cioè, quindi sapete di che morte e morire. Ultima considerazione, allora qualcosa sul sottoscritto, in modo che così mi presento e poi incominciamo a lavorare sui primi argomenti. Mi chiamo Stefano Caselli, sono l'unico docente di questo corso, quindi vedrete me per tutta la durata del corso. Sono professore ordinario di economia degli intermediari finanziari qui in Bocconi, insegno varie cose, investment banking, private equity e international finance, quindi
mi occupo da sempre di queste tematiche, per il 50% della mia vita vivo, non dico nulla di privato, in Sdabocconi, dove dirigo la divisione banche intermediari finanziari, quindi curo, diciamo, vado a gestire tutti i vari corsi executive che la nostra università propone agli intermediari finanziari. Quindi, avendo un po' una storia di questo tipo, cercherò ovviamente di fare un corso che sia prevalentemente applicato. Insomma, porto soprattutto a casa quella che è la mia storia di executive education che svolgo in via Bocconi 8, perché penso vi possa essere molto molto utile. Se volete parlarmi, io mi trovate tutte le volte che volete, a fine lezione. Il ricevimento mio è il mercoledì dalle 5:30 alle 8 in via Lisonzo 25. Siccome mi trovo costretto a fare 50 cose diverse per questa università, vi chiedo già scusa, non ho mai saltato un ricevimento in vita mia, ma nella metà dei casi lo sposto sempre, quindi vi dovete abituare a questa roba, non è per maleducazione ma perché mi mandano un po' dovunque. Comunque ve lo segnalo sul sito e quindi guardate se viene spostato. Comunque avete sempre ricevimento, poi chi ha bisogno di parlarmi io mi fermo sempre a fine lezione, quindi qualsiasi cosa sono qui. Direi che non ci sono altre cose da raccontare, insomma ho detto tutto. Cosa dite, possiamo partire? Ci sono altre cose? Mi sono dimenticato qualcosa, esami, materiali? Ditemi, Siamo in tanti però, se volete intervenire a proposito, si intende, potete farlo, quindi... Partiamo, cosa dite ragazzi? Diamo il via effettivo al corso, cosa dite? Allora, volevo fare una prova senza microfono, com'è? Drammatico? Com'è? Così così, lei in fondo? Perché non riesco quasi ad arrivare alla lavagna, adesso facciamo una cosa in comune. No, è solo lo scotch, state tranquilli. Ok, allora... Ragazzi, incominciamo ad affrontare i temi del nostro corso, quindi la prima area di cui dobbiamo affrontarci è l'analisi dello scenario dell'attività di corporate investment banking. Questo è il primo blocco logico che dovremo andare ad affrontare. Allora, il primo problema che abbiamo è fantastico, che cosa si intende per scenario dell'attività di corporate investment banking. Questo è il primo problema che dobbiamo affrontare. Allora, andare a parlare di scenario dell'attività di corporate investment banking, a mio giudizio vuol dire andare a parlare di tre cose. Dimenticavo un'ultima cosa personale, così vi abituate subito. Io detesto le slide, quindi non ne proietterò neanche una per tutto il corso. Poi, diciamo, software, siti internet, eccetera, li andremo a vedere. Però non proietterò mai nessuna slide, quindi scriverò alla lavagna perché lo ritengo più efficace. La cosa di cui mi scuso già è che io scrivo con i piedi, cioè c'è questo problema, è una contraddizione in termini, quindi io uso la lavagna però scrivo male, anche i miei colleghi lo sanno, mi hanno pagato anche un corso di bella scrittura, ci sono rimasto malissimo però insomma, e non è servito. Comunque dai, cerco di sforzarmi perché la prima lezione, poi vedrete che peggiorerò in modo inesorabile, me lo segnalate, cercheremo di, insomma, ci provo. Allora, tre cose di cui dobbiamo andare a parlare per affrontare il tema dello scenario dell'attività di corporate investment banking. Allora, il primo tema che dovremo affrontare è la cornice di riferimento. Cornice di riferimento, ragazzi, vuol dire, uno, mi sembra doveroso dare una definizione di corporate investment banking, visto che il corso è su questo, devo dire che è una cosa abbastanza necessaria dare una definizione. La seconda cosa, quando andiamo a parlare di cornice di riferimento, questo chiedo scusa perché dobbiamo farlo, non è il massimo della vita, non è una cosa esaltante, insomma è un po' noioso, però dobbiamo parlare anche della cornice normativa, o meglio, se non conosciamo bene il set di regole minimo che regolamenta un sistema finanziario, veramente poi facciamo fatica ad andare avanti, perché quando andremo a parlare di gestione di un investment bank, ma soprattutto di operazioni finanziarie, se io non ho i fondamentali normativi faccio veramente fatica. Quindi dovremo parlare di cornice normativa. Cornice normativa. Qua dovremo fare una vigorosa azione di recupero di temi che probabilmente conoscete già ma avete dimenticato, quindi qui dovremo mettere a posto un insieme di conoscenze. Voglio essere molto esplicito su questo tema. La cornice normativa
dovete saperla. Non mi interessa minimamente per il mio esame. Allora io non vi farò domande su questa roba. Però se uno esce fuori da questo corso e poi va sul mercato del lavoro e deve discutere di queste cose e non sa come funziona l'assetto normativo del sistema finanziario, ve l'assicuro, fa veramente una brutta figura e capisce veramente poco. Quindi il mio obiettivo qua è di mettervi a posto le conoscenze, farvi domande all'esame qua mi interessa poco, poi dipende un po' dalla vostra coscienza se prepararvi bene su queste cose. Però è un punto, devo dire, abbastanza imprescindibile, la cornice normativa. Dopo esserci smarcata questa parte, più o meno ci serve la giornata di oggi e un pezzettino della prossima, dovremo entrare su un tema assolutamente importante, che è il tema delle aree strategiche di affari, dell'attività di corporate investment banking. Perché dobbiamo parlare di aree strategiche di affari? Dobbiamo parlare di aree strategiche di affari perché l'attività di corporate investment banking è una somma di attività profondamente diverse fra di loro. Quindi l'attività di corporate investment banking è costituita da un portafoglio, da un insieme di attività estremamente differenti. Ecco perché dovremo allora concentrarci sulle aree strategiche di affari. Da queste aree strategiche di affari, come si può incominciare a capire, io ne ho estratte quattro e sono le quattro su cui poi lavoreremo per tutto il proseguo del corso. Queste quattro però non esauriscono il novero complessivo delle aree strategiche di affari di una corporate investment bank. Terminata la parte legata alle aree strategiche di affari, dovremo concentrarci sul tema strategie e assetti organizzativi, ovvero sia dovremo fare un po' una mappa di quelle che sono le strategie competitive che le corporate investment bank oggi utilizzano sul mercato. Avremo bisogno qui di lavorare un po' sulla teoria, ma poi soprattutto di andare a vedere in pratica qual è l'effettivo posizionamento delle principali corporate investment bank. Questo secondo me è molto utile perché, diciamo, i nomi delle varie corporate investment bank sono sicuramente noti a tutti in termini giornalistici, però conoscere il loro posizionamento e la loro effettiva vocazione è essenziale quando uscirete da qui, dialogherete con queste banche o andrete a lavorarci dentro. Quindi sapere ovviamente quali sono le diverse scelte di posizionamento è una cosa, devo dire, abbastanza importante. Quindi ci concentreremo su quest'ultimo aspetto. Ci siamo, ragazzi? Cornice di riferimento, definizione cornice normativa, aree strategiche di affari, strategia e organizzazione. Ok? Una cosa importante, ditemi, perché poi me ne rendo conto fino a un certo punto, se vado troppo veloce, se le cose non sono chiare, per favore me lo dite, stoppiamo la cosa e andiamo a ripetere. Ci siete per adesso? Adesso si parte, perché abbiamo bisogno di dare una definizione di attività di corporate e investment banking, quindi dobbiamo partire dalla definizione. La definizione, ahimè, è un po' contorta, cioè il concetto è chiaro, ma è un po' verbosa e lunga, quindi abbiate pazienza. L'attività di corporate investment banking è l'insieme dei servizi finanziari e non finanziari, ma correlati a questi, quindi è l'insieme dei servizi finanziari e dei servizi non finanziari, ma correlati a questi, offerti dagli intermediari finanziari alla clientela imprese, alla clientela istituzioni pubbliche e alla clientela intermediari finanziari. Allora, ripeto ragazzi, l'attività di corporate investment banking è l'insieme, quindi l'insieme vuol dire che è un grande calderone l'attività di corporate investment banking, ecco perché poi dovremo parlare di ASA. Quindi l'insieme dei servizi finanziari e dei servizi non finanziari, ma correlati a questi, collegati a questi, che gli intermediari finanziari offrono a tre tipologie di clienti. Le tre tipologie di clienti sono le imprese, che è quello che si immagina immediatamente,
ma anche le istituzioni pubbliche e gli stessi intermediari finanziari. Perché gli stessi intermediari finanziari? Beh, se un intermediario finanziario si deve quotare in borsa o deve fare un acquisition, è chiaro che non se la fa da sé, ma chiamerà una corporate investment bank perché vada a gestire l'operazione. Così come se una grande istituzione pubblica deve lanciare un'operazione di finanza, insomma, il nostro paese dopo le elezioni, qualunque sia l'esito, avrà una serie di grandi operazioni, diciamo, finanziarie, ad esempio la RAI, le Poste, sono istituzioni pubbliche che dovranno quotarsi in borsa o aprire il capitale. Ok, chi fa queste operazioni? Le corporate investment bank. Questo lo segnalo perché nell'immaginario collettivo, ma è normale, degli studenti, si pensa che l'attività di corporate investment bank sia veicolata alla clientela imprese. Assolutamente sì, ma per le corporate investment bank sono clienti molto più succulenti, perché più grandi le istituzioni pubbliche e le istituzioni finanziarie. Si faranno meno operazioni, ma gestire una grande privatizzazione o la grande acquisizione di una banca è sicuramente qualcosa di molto più importante e molto più remunerativo. Okay? Questo lo segnalo perché in tutte le corporate investment bank, lo vedremo qui negli assetti organizzativi, tutte le corporate investment bank sono sempre divise in tre grandi dipartimenti. Il dipartimento dedicato alle imprese, il dipartimento dedicato alle istituzioni pubbliche e il dipartimento dedicato agli intermediari finanziari, perché sono i tre grandi clienti delle corporate investment bank. Ci siamo ragazzi? Ok? Questa è la definizione di corporate investment banking, quindi l'insieme dei servizi finanziari e non finanziari purché correlati a questi. Cerchiamo però di fare un passo in avanti, perché l'insieme dei servizi finanziari, ok, intuitivamente può essere corretto, prima di arrivare qui abbiamo bisogno di fare un bel po' di strada, ma possiamo dire qualche cosa di più. Che cos'è questo insieme di servizi finanziari? Allora, questo insieme di servizi finanziari, non perché l'abbia deciso io o la teoria, ma è il mercato che ha fatto così, questo insieme di servizi finanziari, che chiamiamo corporate investment bank, è normalmente spaccato in due grandissime aree. Cominciamo a capire che l'attività di corporate investment bank è divisa in due grandissime aree. La prima area è l'area del corporate lending. Ok? La potete chiamare anche semplicemente lending. Il lending è l'attività di finanziamento, ok? Quindi le corporate investment bank fanno attività di finanziamento. Ci siamo ragazzi? Dall'altro lato, l'altra grande area di attività è quella che prende il nome di investment bank, ok? Quindi l'attività di corporate investment banking è fatta da due grandissime aree, l'area del corporate lending o lending e basta, e l'area dell'investment banking. Okay? Queste sono le due grandi aree. Ci siamo? So che dobbiamo ancora studiare queste cose, però magari ricordando temi che avete affrontato nel triennio, perché dobbiamo tenere separate queste due aree? Perché i servizi finanziari alle imprese hanno queste due grandi aree, perché dobbiamo separare l'attività di finanziamento da tutto il resto? Per quale motivo? Cioè, perché sono costretto a dirvi questa cosa dopo pochi minuti dell'inizio del corso? Perché vi dico, attenzione, corporate investment banking è spaccato in due grandi aree. Per quale motivo? Che cosa ha di diverso l'attività di finanziamento da qualsiasi altra attività? Ok. Ci abbiamo provato, dai, insomma. Apprezzo il tentativo, dai. Però non è proprio così, dai. Ragazzi, l'attività di finanziamento è l'unica attività che impegna l'attivo della banca. È attraverso l'attività di finanziamento che la banca investe il proprio denaro, si espone a un rischio di credito, cioè a un rischio di insolvenza, ed è l'unica attività che chiede a una banca l'impiego di patrimonio di vigilanza. Qualsiasi altra attività che io chiamo investment banking non richiede alla banca un impegno del suo attivo. Quindi la banca non impegna il suo denaro. Impegnerà le sue energie,
i suoi uomini, le sue risorse, ma non impegnerà il suo denaro. Il denaro io lo vado a impegnare soltanto attraverso l'attività di corporate lending. Ci siamo, ragazzi? Ok? È una cosa banale, ma come tutte le cose banali poi ci si dà poca importanza, però vale la pena di fissarla immediatamente al tempo zero. Ci siamo da questo punto di vista? Ok? Vi segnalo quindi, in modo che incominciamo a fissare bene le nostre cose, che l'attività di corporate lending, cioè di finanziamento, non è divisa al suo interno in ulteriori ASA, ok? Quindi questa è già di per sé un'area strategica di affari. L'attività di investment bank è invece divisa in un numero consistente di ASA, in modo particolare il mercato ci dice che le aree strategiche di affari di un investment bank sono 6 e avremo modo di parlarne. Insisto, il mercato, non la teoria, la Bocconi o Stefano Caselli. Cioè un dato di fatto che il mercato ripartisce l'attività di investment banking in questi termini. Ok ragazzi? Ci siamo? Ora, attenzione, dal punto di vista definitorio dobbiamo dare qualche altra caratteristica di completamento, ma le definizioni sono sempre crude, quindi uno deve incominciare a fissarsele, non c'è molto di più da dire. Una cosa che magari adesso vi suonerà complessa, però tocca già questo primo argomento e quindi dobbiamo imparare ad assimilarla, perché uno dei temi di discussione più importanti oggi a livello di sistema finanziario e di sistema politico è legato al fatto che queste due aree debbano essere svolte o meno dalla stessa istituzione. Questo è il grande dilemma che tutti i sistemi finanziari hanno sempre avuto. Oggi sulla Terra, quando dico sulla Terra, dobbiamo ragionare su tre grandi blocchi ormai a livello di sistema finanziario, quindi quando io dirò sulla Terra nel mondo, nella nostra testa dobbiamo sempre pensare a una tripartizione che è Unione Europea, Stati Uniti più Inghilterra e Far East, ok? Il sistema finanziario ragiona su questi tre blocchi. L'Unione Europea che ha sue regole, l'Inghilterra più gli Stati Uniti che hanno delle regole completamente differenti e l'Asia che per certi versi è molto più simile a Stati Uniti e Inghilterra. Ma in questi tre blocchi oggi l'attività di corporate lending e di investment banking è fatta dalle stesse istituzioni, ok? Quindi Unicredito italiano, se vogliamo parlare di casa nostra, fra corporate lending e investment banking. BNP Paribas fa tutte e due queste cose, Deutsche Bank fa tutte e due queste cose, Merrill Lynch fa tutte e due queste cose e così via. Qual è il grosso dibattito? Il grosso dibattito oggi sui mercati è che queste due aree generano al loro interno un conflitto di interesse potenziale e estremamente pericoloso. Qual è il conflitto di interesse su cui sono saltate, diciamo, aziende di casa nostra, quindi Parmalat, Cirio, Enron negli Stati Uniti, legato a questo problema? Il conflitto di interessi risiede in una cosa. Se io banca presto i soldi a un'azienda e questa azienda si chiama Parmalat e l'azienda incomincia ad andare male, io, se ho tutte e due queste attività della mia pancia, ho una grandissima tentazione. E la grande tentazione è quella di dire, dal lato investment bank, cara Parmalat, perché non vai a emettere un prestito obbligazionario sul mercato? La Parmalat emette un prestito obbligazionario sul mercato, io investment bank ci guadagno una percentuale molto rilevante, quindi mi metto in tasca dei soldi, e nell'aiutare la Parmalat a raccogliere soldi con un prestito obbligazionario, io risolvo il problema ai miei colleghi che hanno prestato soldi direttamente, perché la Parmalat si trova ad essere molto più liquida e quindi va a ripagare i suoi finanziamenti. Il conto ovviamente chi lo paga? Il mercato. Allora, questo è il tema più forte oggi di discussione, ok? Queste due aree devono continuare a stare insieme? A favore del sì, il fatto che si sviluppano delle sinergie incredibili, che una banca può offrire una gamma di servizi straordinaria, completa a un'azienda, questi sono i pro ed è il motivo per cui in tutti i paesi del mondo la scelta ad oggi è questa, i contro sono, attenzione, il conflitto di interesse potenziale è esplosivo, ok? Vi ho citato il caso bond contro finanziamenti perché è l'esempio
più tipico in assoluto ed è la madre di tutte le crisi. Ci siamo, ragazzi? Ok? Questo è un punto su cui ritorneremo più volte, perché sono cose che nel corso della vostra vita, se vi occuperete di questi temi, vi toccheranno. E come sempre, diciamo, le crisi non sono un problema di regole, ma diciamo di uomini e donne che si trovano lì dentro, ok? Perché alla radice di questa storia ci sarà qualcuno che vuole metterti in tasca il bonus per aver collocato delle obbligazioni e dice: chi se ne frega del conflitto di interessi? Io aiuto l'azienda a collocare un prestito obbligazionario, mi premiano, mi metto in tasca un bonus, perché dovrei dire di no? Ok? Questa è la radice sempre di qualsiasi conflitto di interessi. Poi possiamo raccontarci che ci vogliono delle regole, sono sicuramente utili, però questo è uno dei temi centrali. Vi segnalo che, ad esempio, una persona molto nota, che è il governatore di Banca d'Italia, Mario Draghi, su questo tema ha una posizione molto radicale, cioè la posizione di Mario Draghi di Banca d'Italia è quella di dire: queste due aree vanno spaccate, cioè ci devono essere banche che fanno questa roba e banche che fanno quest'altra roba. Quindi la partita, devo dire, si sta giocando e poi nei prossimi anni vedremo il tipo di evoluzione che avrà. Ci siamo, ragazzi? Ok? Vi segnalo, a complemento della definizione, soltanto alcune cose di contorno, ok? Che non mettono in discussione la definizione, però servono a completare bene il quadro di quello che stiamo dicendo. Questa attività e questa attività hanno una serie di connotati e di caratteristiche tipiche, ok? Che è bene sapere. I connotati e le caratteristiche tipiche di queste attività sono: uno, la dimensione non piccola delle operazioni. Dimensione non piccola delle operazioni. Questo che cosa vuol dire, ragazzi? Che quando parliamo di attività di corporate investment banking, questa attività è rivolta alle aziende da una certa dimensione in su. Come si dice in gergo, non è un'attività rivolta ad aziende retail di piccola dimensione. Sarà un problema strategico capire per una banca dov'è la soglia fra piccolo e non piccolo, però dobbiamo fissarla. Ok? Perché secondo voi questo tipo di attività non è rivolta ad aziende di piccola dimensione? Perché una corporate investment bank non aiuterà mai un'azienda con 10 milioni di fatturato a collocare delle obbligazioni? Per quale motivo? Non è per snobismo, perché, ma c'è un motivo profondo. Ok? È giusto, però andrebbe detta anche un'altra cosa. Ma chi se ne frega, problema di impresa, cioè, no? Adesso ho detto, ma chiedo scusa. Ma... No, il problema è altro, che va completato quello che dice il vostro collega. I costi fissi sono sempre gli stessi. Cioè, per una banca andare a collocare un prestito obbligazionario di un'azienda che ha 10 milioni di euro di fatturato, 20, 30, 40, 50, 100, 200, 1000, il costo fisso è esattamente lo stesso. Allora, se il costo fisso è lo stesso e la transazione è piccola, e qua mi ricollego a quello che diceva il vostro collega, il margine che io mi porto a casa come banca non è sufficiente a coprire i costi fissi. Se io vado a collocare un prestito obbligazionario, giusto così incominciamo a prendere le misure con le percentuali, un investment bank chiede normalmente una percentuale fra l'1,5 e il 2% del valore dell'emissione. Se io vado a emettere un prestito obbligazionario adesso, da 1 milione di euro, io con 10-15 mila euro non so cosa farmene. Il costo fisso per la mia organizzazione è esattamente lo stesso che io avrei avuto andando a collocare un grande prestito obbligazionario. Perché il costo fisso è lo stesso? Perché il processo di emissione è lo stesso? Perché le regole sono le stesse? Perché i costi di vigilanza sono gli stessi? Quindi è inevitabile che nelle operazioni di corporate investment banking la dimensione non può essere piccola. Poi ogni banca si chiarirà, dichiarerà al mercato qual è la sua soglia. Okay? Questo è un problema molto forte, perché è naturale che le aziende di media dimensione o di piccola media dimensione
risultano essere escluse da questo sistema di cose. Ma se un'azienda di piccole e medie dimensioni è esclusa da questo sistema di cose, è difficile che possa crescere. Questo è un dilemma, devo dire, abbastanza irrisolvibile e complesso. Da sempre si dibatte su questa roba. Ok? Però il problema ha l'origine di questo tipo. Questo è il primo connotato. Dimensione non piccola delle operazioni. La seconda caratteristica di queste attività è il contenuto. Adesso scrivo una parola che non vuol dire nulla e vieto a chiunque di usarla, contenuto consulenziale. Ok, contenuto consulenziale, io diciamo ne discuto ferocemente e come nelle interviste a fine partita, diciamo, dopo una partita di calcio, quando qualcuno dice una questione di mentalità, no? Non vuol dire assolutamente niente, no? Quindi quando qualcuno deve dire qualcosa è un problema di consulenza, non vuol dire niente. Allora, quando io uso questa parola contenuto consulenziale, dobbiamo chiarire questa consulenza che cos'è, di che tipo è, organizzativa, spirituale, legale, no, può essere di qualsiasi tipo. Allora, quando noi usiamo la parola consulenza o advisory, che sono perfetti sinonimi, la consulenza delle corporate investment bank è una consulenza di tipo fiscale, legale e talvolta strategica. Ok? Questo è normalmente il tipo di consulenza che le corporate investment bank prestano. Quindi la consulenza è necessariamente fiscale, la consulenza è necessariamente legale. In casi particolari la consulenza può essere anche di tipo strategico, dove, attenzione, questo lo dico perché crea spesso delle aspettative mal riposte da parte degli studenti quando approcciano queste istituzioni, nessuna investment bank farà mai la strategia per un'impresa, quello è un problema dell'impresa, ok? Quello che un investment bank può fare è dare a un'azienda il suo network e le sue conoscenze, affinché l'azienda compia delle scelte giuste. Che cosa vuol dire questo? Se io sono un imprenditore e voglio comprare un'azienda sul mercato cinese, io non so che pesci prendere, ok? Allora un investment bank che presidia il mercato cinese può darmi un network di relazioni e di conoscenze che mi consentono di assumere correttamente quella decisione strategica. Questo sicuramente viene fatto dalle corporate investment bank. Ci siamo? Ma la cosa che mi preme sottolineare è che tutte le volte che useremo la parola consulenza, o come preferisco advisory, che è la parola più corretta, sempre dobbiamo ricordarci che il contenuto è di questo tipo. Le altre cose le faranno i consulenti, chi volete, ma non le faranno mai corporate investment bank. Ci siamo? Quindi sono servizi, come ho detto nella definizione, non finanziari, ma fortemente correlati ai servizi finanziari. Ok ragazzi? Terzo e ultimo connotato che caratterizza questo sistema è il profondo orientamento internazionale. Profondo orientamento internazionale significa che qualsiasi attività di corporate investment bank, anche se rivolta ad aziende del proprio paese, ad aziende domestiche, non può prescindere da una dimensione internazionale e da conoscenze internazionali che la banca deve possedere. Se una banca deve collocare dei titoli obbligazionari di un'azienda italiana, riuscirà a fare molto meglio il suo mestiere se è in grado di collocarli da qualsiasi parte sulla terra. Altrimenti il servizio che io faccio al mio cliente è estremamente limitativo, magari lo faccio pagare di più e gli nego delle opportunità. Questa è una caratteristica di fondo abbastanza inevitabile di questo tipo di attività. Ci siamo ragazzi? Ok? Questo, ripeto, sono tre attributi che aggiungono poco alla definizione, però sono assolutamente essenziali per connotare al meglio quella che è la definizione che abbiamo dato. Questo, devo dire, esaurisce inevitabilmente la parte definitoria. Cioè, qua abbiamo dato la definizione di attività di corporate investment banking, quindi abbiamo sistemato gli aspetti definitori.
Il problema che dobbiamo affrontare adesso è quello della cornice normativa e questo è sicuramente un tema abbastanza complesso che dobbiamo sistemare perché altrimenti se non risolviamo questo problema, come dicevo poc'anzi, poi ci trasciniamo dietro per molto tempo dei difetti o delle cose che non presidiamo. Allora, attenzione, quando andiamo a parlare di cornice normativa, la scelta che faccio è quella di raccontarvi la cornice normativa Unione Europea, ok? Perché ho detto quando parliamo di sistema finanziario gli attori sono tre, Unione Europea, Stati Uniti più Inghilterra, Far East, lavoriamo per il momento sulla cornice normativa europea, poi come funziona il sistema inglese-americano e in parte quello del Far East, adesso sarebbe assurdo discutere di questi temi perché avremo bisogno di 10 lezioni, questo tema preferisco giocarmelo quando andremo a parlare di aspetti fiscali e legali sulle singole operazioni, ok? Se vado a parlare ad esempio come faremo di un IPO, beh, allora dobbiamo capire la regolamentazione di un IPO negli Stati Uniti e in Inghilterra come funziona. Trovo più utile fare questo, mentre a livello di cornice generale vale la pena parlare esclusivamente di Unione Europea. Ragazzi, la cornice normativa del sistema finanziario dell'Unione Europea da che cosa è data, da che cosa è fatta? Questo in teoria dovreste conoscerlo. La cornice normativa del sistema finanziario nell'Unione Europea da che cosa è fatta? Questo dovete saperlo. Ne parlo, ma non c'è nessuno che lo sa. Cosa? E quello è proprio l'ultimo pezzettino. Da che cosa è fatta? Tutta Europa. La regolamentazione del sistema finanziario è fatta dalla somma di due cose. Tutta Europa. Quando dico Europa vuol dire Unione Europea meno Inghilterra che ha fatto una scelta completamente diversa. Allora, il sistema finanziario in Europa si basa, diciamo, su due testi, ok? Due testi unici. Se vogliamo usare i termini italiani, ok? Uno si chiama TUB, testo unico bancario, siccome fa un po' sorridere utilizzare soltanto definizioni italiane, il testo unico bancario è quello che a livello europeo si chiama Banking Law. Okay? E dall'altro lato abbiamo il testo unico della finanza, TUF, testo unico della finanza che in Europa chiamiamo Financial Services Law. Financial Okay? Questa è la scelta europea, okay? L'Unione Europea ha creato questi due testi unici, la Banking Law e la Financial Services Law, tutti i paesi dell'Unione Europea tranne l'Inghilterra hanno recepito questi due testi in normative nazionali. La cosa che mi preme sottolineare è che in qualsiasi paese dell'Unione Europea questi sono i due capisaldi. Il testo unico della finanza è stato recentemente integrato su temi che onestamente al nostro corso interessano molto poco, al nostro corso interessano quando andremo a parlare di IPO e quindi ne parleremo in quel momento, da una direttiva europea che prende il nome di MiFID. Okay? Market in Financial Instrument Directive. Okay? Questa è una direttiva volta alla tutela del consumatore, alla trasparenza, che ha in parte modificato il TUF, ma non ha stravolto l'impostazione che un sistema finanziario in Europa si basa su questi due capisaldi, TUB da un lato, TUF dall'altro lato. Okay? Quello che dobbiamo fare oggi, e un pezzettino venerdì prossimo se servirà, è mettere a posto i tasselli di base del TUF e del TUB, perché altrimenti non riusciamo ad andare avanti. Ho inserito su Learning Space, nella sessione che ho chiamato Altri materiali, dove altri materiali vuol dire che non ve li chiederò all'esame, ma sono materiali che dovete avere, lì ho inserito l'ultima versione del TUB e del TUF, uno perché così ce l'avete da qualche parte, due non perché voglio che li leggiate o li andate a studiare, perché ho già chiarito che
però su alcuni pezzi che vedremo insieme, andare a rileggersi i due o tre articoli dove sono spiegate alcune cose, questo lo ritengo assolutamente salutare. Comunque ve li ho inseriti lì dentro, nella versione più aggiornata, in modo che comunque li abbiate, li evitate di andarli a cercare, visto che ci sono versioni molto diverse. Ok? Partiamo dal TUB, testo unico bancario chiamato Banking Law. Ok? Testo unico bancario è una cosa che in Italia è stata recepita nel 1993, questo per darci il timing, in tutta Europa nel 1988, quindi l'Italia come sempre è arrivata al 120° minuto per approvare, diciamo, una norma. Comunque, tanto è passato molto tempo. La Banking Law, diciamo, istituisce alcuni concetti di riferimento che sono assolutamente essenziali per noi che ci vogliamo occupare di corporate investment banking, ok? In modo particolare la Banking Law, vediamo se ve lo ricordate, stabilisce due concetti fondamentali. Il primo concetto è la definizione di attività bancaria, ok? L'attività bancaria, scusatemi ma dobbiamo sempre mettere a posto un po' di etichetta anglosassoni, altrimenti diciamo nascono degli equivoci poi quando si vanno a leggere altri documenti. Attività bancaria è quello che prende il nome di banking, ok? Quindi quando io uso la parola banking vuol dire attività bancaria. E poi dall'altro lato chiarisce quali sono gli intermediari finanziari riconosciuti dalla legge. Quindi dall'altro lato il TUB chiarisce quali sono gli intermediari finanziari riconosciuti dalla legge. Fatto questo, poi andremo a vedere questi intermediari, che cosa fanno, come operano, eccetera, eccetera. Ok ragazzi? Partiamo adesso da cose banalissime. Qualcuno si ricorda che cos'è l'attività di banking, l'attività bancaria? Siamo proprio i fondamentali. Abbiate pazienza, ma dobbiamo mettere a posto queste cose, altrimenti poi non si va avanti. Cosa si intende? Cos'è l'attività bancaria? L'attività bancaria è... Ok, sintetico, però va bene. L'attività bancaria è l'esercizio congiunto della raccolta dei depositi presso il pubblico e della concessione dei prestiti. Ok? Quindi attività bancaria è l'esercizio congiunto dell'attività di raccolta dei depositi presso il pubblico e della concessione dei prestiti. Ok? Quindi questa è attività bancaria, l'esercizio simultaneo di queste cose. Il testo unico, dopo aver dato questa definizione, chiarisce che l'unico soggetto sulla terra che può fare attività bancaria è la banca. Ok? Dopo aver dato questa definizione, il testo unico dice: attenzione, l'unico intermediario finanziario che può fare attività bancaria è la banca. Ci siamo? Questa definizione Unione Europea è assolutamente presa tale quale sul mercato inglese, americano, nel Far East, in qualsiasi parte della terra. Ok? Questo accomuna, devo dire, tutti sulla terra quando andiamo a parlare di materie finanziarie. Ci siamo, ragazzi? Ok? Questo vuol dire che soggetti diversi dalla banca potranno concedere i prestiti, ma basta che non raccolgono depositi, come soggetti diversi dalla banca potranno raccogliere depositi, basta che non concedano prestiti. Ok? L'esercizio congiunto delle due cose è riservato esclusivamente alle banche. Ci siamo ragazzi? Adesso, iperfondamentali di sistema finanziario, perché questa attività è riservata alle banche? Per quale motivo? Per quale motivo il banking può essere fatto solo dalle banche? Questi sono proprio i fondamentali dei fondamenti. Perché l'attività bancaria interagisce sul processo di creazione della moneta. Raccogliere depositi presso il pubblico e concedere prestiti, beh, che cosa vuol dire? Vuol dire interagire col processo di creazione della moneta, quindi uno dei temi portanti del sistema economico. Siccome la materia è portante, io, autorità
legislativa non voglio che altri attori abbiano la possibilità di fare questa attività. La riservo pertanto a un soggetto unico, e questo soggetto unico è la banca. Perché la riservo alle banche? Perché così potrò controllarle meglio, visto che il tema è di fondamentale importanza per il funzionamento di un sistema economico. Ci siamo, ragazzi? Ok? Altro aspetto che dobbiamo ricordare, la banca svolge solo attività bancaria? La banca svolge solo attività bancaria? No, però desidero sottolineare che fino al 1993 in Italia e fino al 1999 negli Stati Uniti le banche potevano fare solo attività bancaria. Ricordo questo non per fare archeologia, ma perché una certa corrente di pensiero nel sistema economico e nel sistema politico amerebbe ritornare a questa situazione. Perché? Perché una banca che fa solo attività bancaria favorisce la separatezza, riduce al massimo i conflitti di interessi e così via. Okay? Assicura stabilità, eccetera. Però non facciamo previsioni di questo tipo. Ad oggi la banca può svolgere non solo attività bancaria, ma può svolgere qualsiasi altra attività finanziaria. Ok? Fatta eccezione di due cose. Le due cose che una banca non può svolgere sono attività assicurativa e gestione collettiva del risparmio. Ci siamo, ragazzi? Fatta eccezione per queste due cose, la banca può svolgere qualsiasi attività finanziaria. Quando lì scrivo che la banca non può svolgere attività assicurativa e gestione collettiva del risparmio, sto dicendo che la banca non può svolgere direttamente queste cose. Ma non ho detto che una banca non può partecipare a una compagnia di assicurazioni o una società che gestisce collettivamente il risparmio, ok? Dico soltanto che la banca non può svolgere direttamente questo tipo di attività. Ci siamo, ragazzi? Per quale motivo non può svolgere questa attività la banca? Perché? Scusatemi se mettiamo a posto queste cose, ma ci servono a entrare sul clima del sistema finanziario. Perché una banca non può fare queste due cose? Se io dicessi che una banca può svolgere queste due cose, vuol dire che esporrei voi, ma anche il sottoscritto, depositanti dei soldi in banca a rischi non consoni. Cioè, se una banca potesse svolgere attività assicurativa, vuol dire che voi depositate i vostri soldi in banca e li state mettendo a rischio perché la banca ha stipulato delle polizze assicurative con qualcuno. Se succede un danno, si verifica un evento negativo, la banca deve pagare questo qualcuno e voi non avete più i vostri soldi. È tollerabile questo? No, non è tollerabile. Per cui io dico, la banca non può svolgere attività assicurativa. Così come dico, la banca non può svolgere gestione collettiva del risparmio, perché se dicessi questo, affermerei il principio per cui qualcuno deposita i soldi in banca, ma non è sicuro di rivederli, perché questi soldi sono gestiti collettivamente insieme ad altri. Mentre il principio fondamentale è che se io deposito il mio denaro in banca, ho la titolarità dei soldi che ho depositato. Ok? Questi sono i due paletti che vengono posti alle banche. Ci siamo per adesso? Ok? Stiamo attenti a una cosa, ragazzi. Siccome abbiamo dato questa definizione di banca, la banca è l'intermediario finanziario che meglio di tutti si presta a fare attività di corporate investment banking. Ok? Quindi è la banca tipicamente il veicolo che utilizzeremo per fare attività di corporate investment banking. Per quale motivo? Perché abbiamo visto che la banca può vendere qualsiasi servizio finanziario, e la definizione di corporate investment banking, abbiamo detto, è l'insieme dei servizi finanziari, eccetera, eccetera, con l'unico divieto di attività assicurativa e gestione collettiva del risparmio. Ok, quindi la banca probabilmente è il veicolo che meglio si presta a fare attività di corporate investment banking. Ci siamo per adesso, ragazzi? Ok? Quali altri intermediari finanziari individua il testo unico bancario o la banking law? Quali sono gli altri intermediari finanziari che vengono identificati?
Gli altri intermediari che vengono identificati prendono il nome di intermediari creditizi non bancari, questa è la sigla che scrivo non solo io perché non ho voglia di scrivere, diciamo, la definizione per esteso, ma è la sigla che normalmente troviamo su qualsiasi testo, intermediari creditizi non bancari. Okay? Gli intermediari creditizi non bancari sono quegli intermediari che possono svolgere qualsiasi attività di una banca, fatta eccezione per l'attività bancaria. Gli intermediari creditizi non bancari sono quegli intermediari che possono svolgere qualsiasi attività concessa a una banca, fatta eccezione dell'attività bancaria. Questo vuol dire che gli intermediari creditizi non bancari possono fare attività di prestito, purché non raccolgano depositi, possono raccogliere depositi, purché non facciano prestiti, perché non possono svolgere attività bancarie. Ok, ragazzi? Quali tipi di intermediari rientrano in questa categoria? Vediamo, facciamo degli esempi, quali sono gli intermediari che troviamo tipicamente in questa categoria, vediamo se lo ricordate, poi è ovvio che ve lo dico. Allora, in questo gruppo troviamo tipicamente quelle che sono le finanziarie di partecipazione, o meglio la parola più corretta è la holding finanziaria. Cioè soggetti che acquistano e vendono partecipazioni. È un servizio finanziario, viene fatto da questo veicolo che prende il nome di holding finanziaria. Ancora? Troviamo due grandi gruppi che sono le società di leasing e le società di factoring, ad esempio. Leasing e factoring sono società che concedono finanziamenti specifici, specialistici, per cui troveremo corporate investment bank che fanno attività di finanziamento utilizzando talvolta dei veicoli specifici, come le società di leasing o le società di factoring, se nella loro strategia decidono di puntare su questo tipo di finanziamento. Ancora, negli intermediari creditizi non bancari troviamo, questo lo dico per vostra conoscenza personale, non ci interessa per il nostro corso, ma ci serve per completare il quadro, troviamo le società di credito al consumo e le società di gestione delle carte di credito. Quindi credito al consumo e carte di credito. Okay? Non ci interessa per l'attività di corporate investment banking, però vale la pena di ricordare questo tipo di operatore. Ci siamo, ragazzi? Ok? Ci siamo su questi aspetti? Il testo unico bancario non introduce altre figure. Dice che gli intermediari finanziari vengono classificati in questi due grandi gruppi. Da un lato le banche, di cui abbiamo definito le caratteristiche, dall'altro lato gli intermediari creditizi non bancari, che abbiamo detto svolgono qualsiasi attività tipica di una banca, fatta eccezione per l'attività bancaria. Ci siamo su questi aspetti? Ok? Ora attenzione. All'interno del testo unico bancario vengono descritte migliaia di cose riferite a come funziona una banca, eccetera, eccetera. Non è questo il problema di oggi. A me interessa che oggi mettiamo a fuoco, l'impalcatura minima che dobbiamo portarci dietro. Il testo unico bancario, nel momento in cui definisce le regole, stabilisce che tanto le banche quanto gli intermediari creditizi non bancari devono sottostare a tre fondamentali regole chiamate di vigilanza prudenziale. Quindi gli intermediari finanziari del testo unico bancario devono sottostare a tre fondamentali regole di vigilanza prudenziale. Tre regole di vigilanza prudenziale. Ok? Queste tre regole dobbiamo averle ben presenti perché impattano in modo radicale, in modo molto forte, sull'attività di corporate investment banking.
così forte che vanno a condizionare il modo con cui io posso fare attività di corporate investment banking. Quindi dobbiamo prestare attenzione. Do prima di tutto l'etichetta di queste tre norme, in modo che così incominciamo ad avere la lista nella testa, e poi dobbiamo andare a dettagliare queste tre norme come funzionano. Nulla di drammatico, però dobbiamo mettere a posto queste tre norme. Le tre norme di vigilanza prudenziale sono: uno, i requisiti di capitalizzazione. Quindi la prima norma di vigilanza prudenziale sono i requisiti di capitalizzazione. La seconda regola di vigilanza prudenziale è la normativa su, lo dico all'italiana, perché così è scritto nella norma italiana, grandi fidi, cioè sui grandi prestiti, tradotto suona meglio sui big loans, quindi sui grandi finanziamenti, nel testo di legge italiano è tradotto grandi fidi, e la terza norma è legata alle partecipazioni detenibili. Ok? Attenzione, perché questi tre aspetti qualificano proprio il modo di operare delle banche e degli intermediari creditizi non bancari e condizionano il modo con cui queste banche vanno a sviluppare attività di corporate investment banking. Partiamo dal primo aspetto, che è quello legato ai requisiti di capitalizzazione. Che cosa significa requisiti di capitalizzazione? Vediamo se qualcuno si ricorda queste cose. Vi ricordate veramente poco, cioè sono diplomatico, insomma, per dire. Allora, requisiti di capitalizzazione, ragazzi. Ahimè, dobbiamo recuperare. Ok, allora, requisiti di capitalizzazione significa che un intermediario finanziario, adesso perdonatemi, talvolta dirò banca, talvolta no, ma il riferimento è agli intermediari finanziari, quindi sia questi che questi, devono possedere un livello minimo di capitalizzazione. Ok? Perché un intermediario finanziario deve avere un livello minimo di capitalizzazione? Per quale motivo? Un intermediario finanziario deve avere un livello minimo di capitalizzazione perché questo è necessario per dare stabilità al sistema finanziario. Se io non ponessi un livello minimo di capitalizzazione, io potrei creare una banca senza mezzi propri o con mezzi propri molto limitati, al primo scossone la banca va in crisi, fallisce e i depositanti non vedono più un soldo. Allora, se io voglio evitare una crisi, devo porre una regola del gioco fondamentale. La regola del gioco fondamentale è che una banca deve avere un livello minimo di capitalizzazione. Ci siamo? Questo è un tema che affronteremo a partire dalla quinta lezione, quando parleremo di rischio e di pricing delle operazioni. Però il fatto che le banche abbiano un livello minimo di capitalizzazione, ragazzi, pone un problema fondamentale all'attività bancaria. E il problema fondamentale che viene posto è che vi sono attività, la concessione dei prestiti, che impattano sulla capitalizzazione della banca. Quindi più una banca presta soldi, più guadagna, perché la concessione dei finanziamenti è l'attività più remunerativa per definizione, però io ho un costo da pagare, e il costo da pagare significa un livello minimo di capitalizzazione. Ci siamo, ragazzi? Quando io ho usato tutto il capitale disponibile, o io non concedo più prestiti, o devo lanciare un aumento di capitale. Ma se io lancio un aumento di capitale, io rischio di alterare la struttura proprietaria della mia banca. Ok, ragazzi? Ci siamo? Questo è uno dei problemi che si pongono. Ad esempio, perché Capitalia è stata comprata da Unicredit? Per quale motivo? Uno dei motivi per cui Unicredit ha comprato Capitalia, al di là di ragioni politiche e di ragioni strategiche, era ed è legato al fatto che Unicredit aveva esaurito tutto il suo capitale.
se voleva continuare a prestare soldi, doveva lanciare un aumento di capitale, ma i vertici di Unicredit hanno detto lanciare un aumento di capitale in borsa non ci pensiamo neanche, perché non sappiamo chi sottoscriverà queste azioni, non sappiamo chi entrerà nella compagine proprietaria, è meglio non fare questa cosa. Quali soluzioni ci sono? Incominciamo a guardare sul mercato e vediamo che in Italia c'è una banca che si chiama Capitalia, che aveva degli spazi di concessioni di finanziamenti ancora molto ampi. La scelta di Unicredit è quella di dire ci finanziamo, chiediamo a prestito dei soldi, compriamo Capitalia e ci troviamo nella nostra pancia una banca che può continuare a concedere finanziamenti. Questo è uno dei motivi principali per cui Unicredit ha comprato Capitalia ed è uno dei motivi principali per cui normalmente sulla terra una banca decide di comprarne un'altra. Sì, per crescere, per aumentare, ma soprattutto per avere, come si dice in gergo, una riserva di fuoco per concedere ulteriori prestiti. Ci siamo, ragazzi? Se io non voglio usare capitale, semplice, non concedo prestiti. Beh, se allora non concedo prestiti, l'unico modo di operare con i miei clienti imprese qual è? Quello di fare questo tipo di attività. Anziché dare i soldi a un'azienda, io aiuto l'azienda a collocare delle obbligazioni. Qual è il vantaggio che ho? Beh, il vantaggio che ho è che non vado a toccare il requisito di capitalizzazione. Lo svantaggio che ho è che guadagno molto meno. Beh, tutto nella vita, ovviamente, in trade-off, soprattutto nel sistema finanziario, diciamo, i trade-off sono particolarmente crudeli. Ci siamo su questo aspetto, ragazzi? Ok? Questo è un vincolo operativo fondamentale per qualsiasi banca. Su che cosa impatta questo vincolo? Beh, sulle attività della banca, ovvero sia sui finanziamenti che la banca concede. Ci siamo? Il tema è così delicato e così importante che, ripeto, nella seconda parte, nel secondo modulo del nostro corso, dovremo dedicare molta attenzione a questo tema perché dovremo capire come funzionano i requisiti di capitalizzazione e come impattano sul prezzo delle operazioni di finanziamento. Ok? Questo è il primo aspetto. La seconda norma che troviamo è la norma cosiddetta sui grandi fidi. La norma sui grandi fidi o grandi prestiti è una norma che troviamo nel testo unico che limita l'operatività delle banche nei confronti di finanziamenti di grandi dimensioni. Che cosa vuol dire questo? Il legislatore, nel momento in cui è andato a disegnare il testo unico, dà alle banche la libertà di fare quello che vogliono, ma si pone un problema. Il problema è quello di dire, è giusto, è corretto che una banca conceda un ammontare spropositato di soldi a un unico cliente? Beh, la risposta è, ma è particolarmente rischioso, no? Perché se io vado a prestare 400 miliardi di euro ad Alitalia, sì, faccio forse un buon affare, però se Alitalia fallisce, quella banca rimane con un finanziamento da 400 miliardi di euro non pagato. Che facciamo? Allora, per evitare questo, il legislatore dice, attenzione, io metto un massimale alla concessione dei prestiti nei confronti di una sola controparte. E in modo particolare stabilisco che un singolo finanziamento non può eccedere il 25% dei mezzi propri di una banca. Quindi un singolo finanziamento non può eccedere il 25% dei mezzi propri di una banca. Questo perché è una norma di prudenza, più una banca ha un patrimonio grande, meno peserà quel 25%, più il patrimonio di una banca è piccolo, più peserà quel 25%. Questa norma è una norma su cui ci dovremo sempre confrontare quando andremo a discutere delle nostre operazioni di corporate investment banking, perché se io vado a vedere operazioni di grandi privatizzazioni, molto spesso i finanziamenti richiesti eccedono quella soglia. Allora una singola banca non può fare quel tipo di operazione. Allora bisognerà trovare le modalità organizzative per far sì che non una singola banca, ma un sindacato di banche possa gestire un'operazione insieme. Quindi questo impatta sulle scelte organizzative, sul modo di operare delle banche. Non viene posto solo questo vincolo, ragazzi, so che i numeri e le regole sono noiosi, ma questi vanno saputi,
Questa norma pone anche alle banche un ulteriore limite, e il limite che viene posto è che la sommatoria dei finanziamenti compresi fra il 10 e il 25% dei mezzi propri della banca non può eccedere 8 volte i mezzi propri stessi. Ripeto, la sommatoria dei finanziamenti compresi fra il 10 e il 25% dei mezzi propri non può eccedere 8 volte la dimensione dei mezzi propri. Ci siamo, ragazzi? Questo vuol dire che se io prendo Unicredito, vado a vedere le attività, cito Unicredito perché mi viene bene così oggi, insomma, visto che anche la prima lezione parliamo di banche italiane, io vado a vedere il bilancio di Unicredito, dico, bene, i finanziamenti che Unicredito dà ad Alitalia, adesso non sto inventando delle cifre, sono vere, sono il 12% dei suoi mezzi propri. Ok. I finanziamenti che Unicredito dà all'ENI sono il 15% dei suoi mezzi propri. Finanziamento che Unicredito dà alla Telecom sono di nuovo il 12% dei mezzi propri. Okay? Quindi nei singoli casi Unicredito rispetta il vincolo del 25%. Ma il testo unico dice, attenzione, la sommatoria di questi finanziamenti non può eccedere 8 volte la dimensione dei tuoi mezzi propri. E quando tu hai raggiunto 8 volte la dimensione dei mezzi propri, anche qui o aumenti il capitale in modo da avere possibilità di operare o incomincia a fare delle scelte e a dire all'Italia non la finanzio più, perché sono obbligato a gestire questo tipo di vincolo. Ci siamo, ragazzi? Questa è una regola del gioco particolarmente impegnativa, soprattutto quando ovviamente si va a giocare nei confronti di grandi imprese, di grandi istituzioni, perché le cifre in gioco sono significative e impattano su questo tipo di vincoli. Ok? Ci siamo, ragazzi, su questo aspetto? Domande? Cosa dite? Ci siamo? Ultimo aspetto, le partecipazioni detenibili. Questo è un punto tormentato, perché apre questo tipo di problema. Noi abbiamo detto che una banca può svolgere qualsiasi tipo di attività finanziaria, fatta eccezione per l'attività assicurativa e la gestione collettiva del risparmio. Questo vuol dire che una banca, se vuole, può comprare partecipazioni in aziende industriali. Ci siamo? È pericoloso comprare partecipazioni in aziende industriali? È un'attività rischiosa? Chiedo. Vi turba questo fatto che una banca possa possedere 25% della Fiat? No, irrilevante. Chiedo, non... Perché? Ok, c'è un conflitto di interessi, ma soprattutto, ragazzi, c'è un eccesso di rischio all'interno della banca, perché vuol dire che i depositanti sono esposti a un rischio di impresa nel vero senso della parola. Cioè, se la Fiat va in default, il conto lo pagano i depositanti presso la banca. Ora, siccome anche nella Costituzione c'è scritto che bisogna tutelare il risparmio e la creazione di moneta è un asse portante del sistema, qualsiasi legislatore della Terra di fronte a questo punto deve prendere una posizione e dire chi se ne frega, sarà la singola banca a decidere secondo coscienza, ma allora aumentiamo il rischio e il conflitto di interessi, oppure io legislatore prendo una posizione e dico no, mettiamo uno stop, un limite alla detenzione di partecipazione. Ok? Questo è il punto. A livello, stiamo attenti, di TUB, cioè di Banking Law, questo punto e solo questo punto, le partecipazioni detenibili, hanno una regolamentazione che viene demandata ai singoli paesi. Okay? Questo è l'unico punto in cui le norme in Europa sono divergenti. Ogni paese fa la sua scelta. Okay?
abbiamo due paesi, che sono la Francia e la Germania, che non pongono limiti e dicono nessun problema, una banca può avere anche il 100% di un'azienda industriale. Ok? La cosa è abbastanza diffusa in Francia, perché la cultura francese è quella che nelle grandi aziende di Stato le banche abbiano una partecipazione importante, questa è parte della tradizione francese. In Germania l'assetto fondante della cultura tedesca è che le banche in moltissimi casi siano azionisti di riferimento di aziende industriali. Per cui, ad esempio, Deutsche Bank è proprietaria di Mercedes, BMW ha fra i suoi azionisti una banca al 45%, è assolutamente normale che una banca possa essere il proprietario di un'azienda industriale. Questo non sto a discutere perché fa parte della tradizione di un paese, quindi già di per sé va bene, però ha dei pro e contro straordinari. I pro è che una banca azionista può dare il suo supporto nel modo più forte, i contro sono il conflitto di interessi e poi, lo devo dire con grande eleganza, fenomeni di corruzione e di collusione, perché finché Deutsche Bank partecipa a Mercedes, corruzione è estremamente difficile, ma quando una media banca regionale tedesca partecipa a una piccola impresa tedesca, capite che i fenomeni di corruzione e di collusione si possono diffondere rapidamente. I tedeschi sono molto più bravi di noi di non mettere queste cose in pubblico, mentre noi italiani siamo normalmente molto bravi, no? A presentare i nostri lati peggiori in assoluto. Però abbiamo questi due paesi, Francia e Germania, che hanno fatto questa scelta. L'Italia, come larga parte dei paesi dell'Unione Europea, mette un limite e dice no, una banca non può partecipare al 100% un'impresa. Per cui la scelta italiana e di altri paesi, come ad esempio la Spagna, è quella di dire quando una banca acquisisce una partecipazione in un'azienda industriale è sottoposta a due limiti. Il primo limite è che la partecipazione deve essere inferiore al 3% dei mezzi propri della banca. Quindi la singola partecipazione deve avere una dimensione inferiore al 3% dei mezzi propri della banca. Quindi più grande è la banca, meno pesa questo 3%, più piccola è la banca, più questo vincolo è importante. Non è questo il vincolo più importante, perché oltre a questo viene stabilito che una banca non può avere più del 15% del capitale di un'azienda industriale. Quindi una banca non può avere più del 15% del capitale di un'azienda industriale e comunque non ne può avere il controllo. Quindi una banca non può avere più del 15% di un'azienda industriale e comunque non ne può avere il controllo. Ok ragazzi? Questa norma è molto importante, così come quella sui grandi fidi, perché queste due norme mettono dei vincoli qua dentro, quindi la nostra attività di corporate lending sì, è libera, facciamo quello che vogliamo, ma attenzione, abbiamo un vincolo, è un vincolo esterno alla norma sui grandi fidi. Dall'altro lato, dentro l'attività di investment banking, abbiamo un altro tipo di vincolo e l'altro tipo di vincolo che abbiamo, fatta eccezione per Francia e Germania, è il limite con riferimento alle partecipazioni detenibili. Quindi quando facciamo attività di investment banking e andiamo a comprare partecipazioni in aziende industriali, abbiamo le mani completamente libere in Francia e Germania, se giochiamo negli altri paesi dell'Unione Europea abbiamo dei vincoli molto pressanti, quindi ho un vincolo anche all'interno di quell'area. Quindi la partita è libera, ma rispettando alcune regole del gioco. Ci siamo ragazzi? Ok? So che volete andare via, ma ancora due minuti. Ci siamo su questi aspetti? Ok? Quello che vi invito a fare, insisto non per il compito eccetera, ma per voi, è con riferimento al testo unico bancario,
non tanto andare a leggere i 160 pass articoli, di cui metà peraltro dedicato alla gestione delle crisi bancarie, quindi non ci interessa, però all'interno del testo unico bancario mi interessa che andiate a rivedere quei pochissimi articoli che vi dicono che cos'è una banca, che cos'è un intermediario creditizio non bancario e i tre articoli che riguardano i requisiti di capitalizzazione, la normativa sui grandi fidi, le partecipazioni detenibili. Questo è fondamentale in modo da andare a vedere anche come queste norme sono scritte a livello di testo normativo. Ci siamo ragazzi? Ok? Adesso il passaggio che dovremo giocare la prossima volta, datemi veramente soltanto un minuto per cortesia, è quello di spostarci dall'altro lato e dire ok, abbiamo visto quali sono i pilastri fondamentali del testo unico bancario, dobbiamo entrare sull'altra area e andare a vedere a livello di Financial Services Law che cosa accade, cioè come è regolamentato il sistema degli strumenti finanziari. Dobbiamo vedere quale norme entrano in gioco, ok? E quindi dovremo chiarire il quadro anche da questa parte. Io mi fermo qui, vi invito chi vuole a prendere il programma, che vi ho stampato un po' di copie, comunque potete fare il download del programma dal sito internet, quindi ve lo potete scaricare da lì, come trovate un primo materiale che serve, diciamo, a incominciare ad avere un supporto sulle cose che stiamo dicendo. Ragazzi, buona settimana, ci vediamo venerdì. Buon lavoro a tutti. Prego, mi dica. Io sono astronomo di Marocco. Sì. L'anno scorso in questo periodo ho fatto uno stage. Ok. Dove? Adesso sto lavorando per